Ecco, vorremmo dire prima di tutto che questa acqua, anche vicinissimi alla riva, è trasparente come un cristallo. Siamo qui con il signor Giorgio Chiappetta, che è un subacqueo, anche forse capo di un pool subacqueo, e ci stiamo dirigendo verso l'Arco Grande, che è una curiosità naturale, no, potremmo dire? Certo. Ecco, di questa zona. Qua è meglio conosciuto come l'Arco Magno. È una stratificazione rocciosa naturale. Si può vedere anche al di sopra dell'arco stesso, che accoglie poi una stanza molto bella. All'interno addirittura ci sono anche delle sorgenti di acqua dolce. E appena entrati in questa saletta interna, sulla destra si vedono dell'acqua dolce che esce proprio dalla sabbia. È bellissimo, guardate la bellezza di questa parete rocciosa, anche con questi colori. Insisto, anche la pulizia dell'acqua, perché certo, l'acqua è pulitissima, è vero, qua è vero. Questo non fa mai male ripeterlo. Ecco, è molto bello entrando... passare sotto l'arco, sì. Sembra quasi un arco trionfale, no? Con tutta la sua... Quindi immagino che la luce del sole possa dare anche dei riflessi dei molto riflessi belli, spettacolari sì. Nei suoi momenti migliori. Anche al tramonto, quando questa luce entra dall'imboccatura principale. E adesso credo che possiamo lasciarlo, l'Arco Grande, e dirigerci invece verso la Grotta Azzurra. La Grotta Azzurra dell'Isola Vino, sì.